Buongiorno a tutti. In questo video volevo accennare brevemente al Corano. Sappiamo che è l'ultima rivelazione che Dio ha fatto al profeta Muhammad, in italiano Maometto, che non è un nome dispregiativo, al contrario di quello che pensano molti. Sia la Bibbia che il Corano sono rivelazioni di Dio all'umanità. Ora, io non sono musulmana perché io credo che la promessa di Dio sia nella Bibbia che nel Corano sia il regno messianico, ovvero il regno del Messia che deve venire su questa terra e stabilirlo. Il Messia non è Dio, è infatti, come dice l'Apostolo Paolo nelle sue lettere, il primogenito della creazione. E alcuni possono dire: ma allora sei cristiana? No, non sono né cristiana né musulmana, io seguo la religione del Messia, ovvero quella che potremmo definire la vera fede, come la predicò Gesù di Nazareth e come la completò il profeta Muhammad. Solo che il Corano purtroppo è stato mal interpretato. Molti musulmani, anzi tutti, quasi tutti, dicono che Gesù era solo un uomo, un profeta, e il precursore del profeta Muhammad, ma il Corano stesso li contraddice. Se la Trinità è un'eresia e dire che Gesù è della stessa sostanza di Dio è una blasfemia, è blasfemia anche dire che Gesù era soltanto un uomo e un profeta. Nella Bibbia viene identificato con l'arcangelo Michele nel libro profetico di Daniele 12:1. Chi vuole può andarlo a leggere, è una vera e propria profezia messianica. Anche il Corano comunque conferma ciò. Gesù è la luce di Dio, An-Nur. Molti non hanno capito, continueranno a non credere e a giacere nella miscredenza. Quindi volevo fare questo chiarimento prima di fare un video più tardi in cui specifica la natura di Gesù, che è confermata anche dagli hadith. Con questo è tutto, vi saluto.